è stata rinviata a Monte Giorgio Giulianova. Era atteso per questa mattina il responso di un ulteriore giro di tamponi nella scuola marchigiana ed il verdetto è stato impietoso. Altri 4 casi di positività sono stati riscontrati tra i tesserati, che si aggiungono a quelli diagnosticati giovedì all'indomani della vittoria di Tolentino, 3 calciatori più un componente dello staff. Il protocollo prevede la possibilità del rinvio con più di 3 calciatori contagiati e i test ripetuti ieri pomeriggio hanno aggravato il numero delle diagnosi di positività. Monte Giorgio Giulianova dunque è la terza partita dell'undicesima giornata ad essere rinviata, dopo Campobasso Recanatese, saltata per il focolaio Covid che sta interessando la squadra marchigiana, e Agnonese Pineto per il focolaio presente nella rosa dei molisani. Situazioni, quelle di Recanatese e Agnonese, piuttosto pesanti, che stanno portando un numero elevato di partite posticipate. Entrambe le squadre domani sera si ritroveranno ad aver giocato solo poco più della metà, 6, delle giornate disputate, 11. Uno stillicidio. L'aspetto positivo per il Giulianova è avere qualche giorno in più per riassestare la rosa, con tante entrate e uscite ancora da perfezionare. Fra le partite che si giocheranno è il derby del Savini tra Notaresco e Vastese a caratterizzare la domenica del girone F, coi rossoblù che avranno l'obiettivo di allungare in vetta, mentre gli aragonesi sono in cerca di continuità di risultati con la nuova gestione tecnica. Con lo stop forzato del Campobasso, la squadra di Massimo Epifani può lasciarsi indietro una delle rivali più accreditate per la vittoria finale. Notaresco, che fa sempre più sul serio, essendosi aggiudicato le prestazioni del forte centrocampista offensivo Cosmo Palumbo, che ieri ha firmato con la società del presidente Di Giovanni. In uscita dal Pineto, Palumbo sembrava indirizzato a Giulianova, ma a spuntarla è stato il Notaresco, anche grazie al lavoro del DS Paolo D'Ercole, che lo aveva avuto al Francavilla. Ai giocatori il tecnico Epifani ora chiede un approccio migliore rispetto a quanto fatto mercoledì col Matese, quando la squadra è andata sotto ed è riuscita solo nella ripresa a ribaltare il risultato. Al Savini arriva una Vastese ritemprata dal pareggio imposto in rimonta proprio al Campobasso, che fa poco classifica ma tanto morale. Ceduto Calabrese al Latina e Logoluso all'Altamura, il neotecnico D'Addario deve completare la fase di inserimento degli ultimi innesti. Nella gara dell'Epifani hanno fatto molto bene l'ex Chieti Meola e l'attaccante Martinez, autore del definitivo 2-2. Nelle prossime ore novità potrebbero esserci per il ruolo di portiere, con l'ex triestina Boccanera nei radar del DS d'Ottavio, ma senza escludere anche le piste di un ritorno di Patania o del Giuliese Amadio. Il Castelnuovo tornerà tra le mura amiche e ospiterà il Vasto Girardi. Dopo la faticaccia di Genzano per rimontare in 10, la squadra di Di Fabio si ritroverà ancora contro una squadra riposata. I molisani non hanno giocato mercoledì causa maltempo e neve ed ora puntano sui guizzi del furetto Guida e sui gol di Mercai. Castelnuovo privo di San Severino, fermato per 2 giornate dal giudice sportivo, Olivia e Morganti sono in ballottaggio per la sua sostituzione. Dovrebbe essere della partita De Giglio, uscito malconcio da Genzano. Giornata completata, oltre che da Matese Torrentino, da altri 3 derby: quello marchigiano tra Castelfidardo e Porto Sant'Elpidio e quelli laziali Fiuggi Cinzia e Aprilia Rieti.